sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore del Volto Santo. Piuttosto fitto il programma, momenti di preghiera, attività socioculturali e la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Antonio D'Angelo, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi dell'Aquila. I festeggiamenti in onore del Volto Santo sono anche un'occasione per ripercorrere la storia lunga 4 secoli della presenza dei frati cappuccini a Manopello, che nel 1620 completarono i lavori di edificazione del convento e presero dimora in città. Fino a domani sarà possibile visitare anche la prima mostra di arte sacra e paesaggi d'Abruzzo, inaugurata giovedì scorso nella sala congressi della Casa del Pellegrino. L'allestimento, pensato e coordinato dall'associazione Arabona Apps, presieduta da Frank William Marinelli, vede la partecipazione di una 30ina di artisti abruzzesi che hanno raffigurato il sacro velo. Eccellenza, la prima volta per lei al Volto Santo, un luogo sacro che trasuda storia ma soprattutto tanta devozione, lo si è visto oggi dai fedeli presenti, no? Certamente, ecco, credo, per me è la prima volta che vivo questa esperienza, è stato molto bello, anche una partecipazione delle persone molto raccolta, molto diciamo sentita. E quindi credo che sia uno stimolo spirituale molto forte, molto bello. Una festa che rappresenta un momento, direi, di speranza, ma anche e soprattutto di riflessione, no? Beh, certamente, cioè, la speranza è sicuramente data dal fatto che la presenza di Dio è continua e costante, anche se non ci si accorge tante volte della sua presenza, ma una presenza vera e forte dà all'uomo questa possibilità di avere uno sguardo oltre a volte i propri orizzonti. La seconda cosa sicuramente è anche una riflessione per ritrovare un po' se stessi, perché tante volte c'è questa domanda di ricerca di senso della propria vita e chiaramente questa risposta la troviamo appunto, se vogliamo usare questa immagine qui di questo santuario, nel volto di Cristo. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II proprio dice che Gesù è venuto a rivelare all'uomo ciò che è l'uomo.